Samaritana presenta l'uomo come affamato e assettato di Dio, ma mostra allo stesso tempo anche il desiderio di Dio che l'uomo da lui creato sia in contatto con il cielo. Dio non vuole i nostri sacrifici, i nostri doni, vuole noi stessi. Lui non è assettato delle nostre cose, ma di noi. E noi, insieme ai nostri doni, o meglio, dentro ai nostri doni, poniamo noi stessi dicendo: affidiamo noi stessi di umiliarli e tutta la nostra vita, la festa della nostra salvezza, tramite il nostro amore, la nostra fede e la nostra salvezza. Se Dio è assetato del nostro amore e della nostra fede, quanto è assetato l'uomo dell'acqua viva, del pane quotidiano di Dio. Davanti a questa sete, l'uomo ha due varianti. Il salmista Davide descrive la vita sulla terra come un luogo deserto senza acqua. Ed essendo senza acqua, l'uomo cerca di riceverla per completare la sua anima. L'uomo ha la possibilità, grazie alla libertà di Dio che ha donato, di cercare l'acqua viva oppure di ricorrere l'acqua morta. L'uomo può scegliere di correre dal Mar Morto, vivendo nella città di Sodoma e Gomorra, e morta sarà anche la sua anima. Oppure ha la possibilità di andare alla fontana di Giacobbe ad incontrare il Signore, a scoprire Cristo, il Salvatore, e ricevere l'acqua viva. Il Consolatore, lo Spirito Scomodante. Non è un Vangelo che a chi fa bene, è un Vangelo che trasforma, che cambia, che opera, dove arriva la parola di Dio. Mi ricordo un uomo in Africa che diceva ai nostri pastori: venite a predicare nella mia zona, perché lì fanno sempre le lite, si ammazzano, si acciuffano l'uno con gli altri. Quando arrivate voi sarò più calmo, dice, anche io sto più calmo, più tranquillo, perché non vale più lite, perché il Vangelo calma, ferma, blocca, poi trasforma i cuori, li cambia e li fa uno solo alla gloria di Dio. E dirà l'Apostolo San Pietro più tardi: poiché di testimonianza, ma perché siamo stati spettatori della maestà di Dio stando con Lui sul Monte Santo, e abbiamo udito dalla gloria quella magnifica voce che diceva: questo è il mio diletto. Il cuore nuovo
Grazie per l'invito che questa sera hai fatto con noi, Signore Gesù. Signore, presso questo posto, Signore, come la Samaritana, Signore, noi portiamo le nostre povertà, ma facciamo un incontro con te, Signore Gesù. E questo incontro porta gioia nel nostro cuore, porta emozione, porta quella gioia che ci fa dire che tu sei il Signore, che ci fa acclamare le tue meraviglie. Non c'è Dio pari a te, Signore Gesù, ad una voce sola, questo popolo vuole riconoscere che tu sei il Dio vivente, che tu sei il Signore. Alleluia a te, Signore. Signore, siamo assetati di te, veniamo a questo pozzo, Signore, per dissetarci della tua acqua, Signore, di quest'acqua che trasforma la nostra vita, che la cambia totalmente. Signore, veniamo a te, Signore, nell'ora più calda, quando ciascuno di noi avverte il bisogno di stare alla tua presenza. E allora ti chiediamo, Signore, ecco come la gerba anila i corsi d'acqua, così l'anima nostra anila a te, Signore, per essere totalmente dissetata. E questa sera vogliamo fare ancora una volta esperienza di quest'acqua viva, Signore, di quest'acqua che trasforma la nostra esistenza e ci porta a te, per essere creature nuove, Signore. E allora, Signore, dacci quest'acqua, dissita ogni nostro desiderio di te, Signore, e fa che possiamo riconoscerti per quello che sei, il nostro Signore e Salvatore. Grazie, Signore, lode a te, Signore.